Buongiorno, pace e bene, bentornati al nostro appuntamento con la santità. Oggi, 4 aprile, ricordiamo Sant'Isidoro di Siviglia. Ascoltiamo la sua vita. Ultimo dei padri latini, Isidoro nasce verso il 560 a Cartagine, da una nobile famiglia. Tre fratelli furono vescovi e santi, Leandro, Fulgenzio e Isidoro. Una sua sorella, Fiorentina, fu religiosa e santa. Leandro, il fratello maggiore, fu tutore e maestro di Isidoro, rimasto orfano in tenera età. Inizialmente fu uno studente con poca voglia di studiare. Come tanti coetanei, marinava la scuola e vagava per la campagna. Un giorno si avvicinò ad un pozzo per dissetarsi e notò come la corda scavava solchi lungo la roccia. Capì allora che anche con la costanza e volontà dell'essere umano si possono superare le difficoltà della vita. Divenne l'uomo più sapiente del suo tempo e successe al fratello Leandro nel governo episcopale della diocesi. Nel 633 presiedette il quarto concilio di Toledo. Si formò leggendo Sant'Agostino e San Gregorio Magno e divenne il maestro dell'Europa medievale e il primo organizzatore della cultura cristiana. Isidoro esercitò su tutta la cultura del suo tempo un influsso considerevole. Era un vescovo che si preoccupava soprattutto della maturazione culturale e morale del clero spagnolo e per questo motivo fondò un collegio ecclesiastico, prototipo dei futuri seminari, dedicando molto del suo tempo all'istruzione dei candidati al sacerdozio. La sua sapienza era accompagnata da una profonda umiltà e carità che gli hanno meritato il titolo di Doctor Egregius e l'aureola di santo. Scrisse numerosi libri che trattano di tutto lo scibile umano, dall'agronomia alla medicina, dalla teologia all'economia domestica. Sant'Isidoro diventato un uomo di una grandissima cultura, però scopriamo che da piccolino, da ragazzo, era proprio uno studente sfaticato, non voleva proprio saperne, soffriva all'idea di dover studiare, tant'è che non andava a scuola, girava per le campagne, forse con grande sete di libertà e di godere della natura e di quell'età poi splendida che è quella della giovinezza. Si imbatte in questo pozzo e nota questa cosa molto particolare, che la corda che serviva poi per tirare su il secchio con l'acqua aveva addirittura scavato e quindi modificato la forma delle pietre che formavano il solco. Allora capisce questo insegnamento molto molto importante, che non è la durezza la vera forza, ma la costanza. Allora capisce che anche lui può farcela. Vedete, che cosa c'è dietro questa scoperta? Forse il rifiuto dello studio da parte di Sant'Isidoro era proprio per questo, non riusciva, non si sentiva all'altezza e siccome non aveva fede in se stesso, non ci credeva che avrebbe potuto imparare, allora preferiva rifiutare e scappare via. Questa è la storia di tanti giovani di oggi che al cospetto di una lezione o di un contenuto che vedono molto molto difficile per loro si scoraggiano e non hanno nessuno che li possa dire guarda che ce la puoi fare pure tu, anzi se vuoi ti aiuto un pochino perché vedrai che la prima volta è così ma poi ce la farai da solo. Che bello poter essere noi questo pozzo che le persone incontrano e che gli mostra che non siamo capaci chissà di che cosa, ma con un po' di costanza siamo riusciti anche noi a raggiungere l'obiettivo che ci era richiesto, che ci eravamo prefissi. Allora diamo coraggio alle persone. Ci sono i giovani che hanno bisogno di tanto, tanto incoraggiamento perché magari quando si vedono intorno trovano messaggi che gli dicono non sei abbastanza bella, non sei abbastanza bello, e tu devi avere questo, tu devi avere quest'altro. Invece no, bisogna mostrargli che quello che serve lo hanno già, la possibilità di essere costanti e continuando piano piano a guadagnare quello che è necessario e quello che gli fa bene. Per questo ci mettiamo nella protezione di Sant'Isidoro e lo preghiamo.
prega per noi.